In primo piano anche la città di Rimini piange la scomparsa dell'intellettuale Umberto Eco. Il sindaco Gnassi ha detto grande amico della Romagna. La cronaca, scontri avvenuti prima della partita di calcio del campionato Lega Pro Rimini-Teramo, arrivano 17 DASPO. Emilia-Romagna, parleremo anche dei 4 milioni e mezzo dal governo per realizzare il museo del fascismo a Predappio, si accende il dibattito. Ed infine torniamo a Rimini, torna la fiera delle birre artigianali fino al 23 febbraio. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie che, unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Oltre un secolo è passato dalla fondazione. Tanti cambiamenti sono avvenuti da quel 25 marzo 1911 ad oggi. Ma il suo spirito, una banca fatta dalla gente comune per la gente comune, è sempre lo stesso. Attento alla collettività e presente nel sociale. Banca di credito cooperativo di Gradara, per lo sviluppo locale. La banca di casa tua. Ben ritrovati con la nostra informazione. Dunque questi principali titoli del nostro telegiornale. Come avete visto, apriamo con la scomparsa dell'intellettuale Umberto Eco, perché anche Rimini, ovviamente non solo Rimini ma in tutta Italia e a livello mondiale, sono arrivati messaggi di cordoglio appunto per la scomparsa di Umberto Eco. Dicevo, anche a Rimini piange la morte del grande intellettuale. Il sindaco di Rimini, Gnassi, in un comunicato ha detto è stato anche un grande amico della Romagna, in particolare nel servizio. Il freddo nello scriptorium, il pollice che duole e una mano che smette di scrivere. Un'immagine dal libro Il nome della rosa di Umberto Eco, dal quale è stato tratto il film capolavoro e successo mondiale. Entrando nello scriptorium ci trovammo in un opificio di sapienza e di pietà e di scienza, in un bastione di fortezza, in un ricettacolo di santi. In ciò, dicevo a me stesso, risiede la grandezza dell'ordine benedettino, nella produzione e riproduzione della conoscenza, nel difendere il tesoro del mondo cristiano e la parola stessa di Dio, finché queste mura resisteranno. Ora anche la sua mano non scriverà più. A 84 anni è scomparso il grande intellettuale. Ammirato e riconosciuto nel mondo, ma prima di tutto uomo attento e impegnato di un paese che profondamente amava per quanto detestava il cattivo uso che di esso spesso si è fatto e si fa, come ricorda anche l'amministrazione comunale di Rimini attraverso le parole del sindaco Andrea Gnassi. Desidero ricordare che ci sono mille connessioni tra Umberto Eco, Rimini, la Valmarecchia e il Montefeltro, luoghi della sua anima, nonostante fosse per definizione straordinario cittadino del mondo. Eco aveva individuato nel Montefeltro il suo buon ritiro a Monte Cerignone. Era un grande conoscitore di queste zone e di questi paesi. Qualche anno fa, ricorda Gnassi, definì Saleo la città più bella d'Italia, spesso protagonista delle visite e dei suoi ospiti. Ma Umberto Eco, continua il sindaco di Rimini, era innanzitutto un amico del territorio e delle comunità che si snodano tra Rimini e il Montefeltro e, come tutti i buoni amici, dava preziosi consigli. Quando nel 2012 partecipò alla presentazione del progetto culturale turistico Vedute Rinascimentali, ricordò come l'Italia sia tra i primi posti al mondo per la sua alta percentuale di opere d'arte, ma che, nonostante questo, non riesca a promuoverla a dovere. Con questo progetto, continuò Eco, si sta realizzando una riscoperta e incremento della bellezza, ma attraverso anche la scienza e la storia. È l'insegnamento e l'eredità che Umberto Eco lascia oggi, in particolare all'Italia. La valorizzazione dell'arte, della cultura, della storia, dell'ambiente è l'unico futuro possibile per un paese che altrimenti ha scarse possibilità di competere nel mondo. Non lo vidi più, né so che cosa sia accaduto di lui, ma prego sempre che Dio abbia accolto l'anima sua e gli abbia perdonato i molti atti d'orgoglio che la sua fierezza intellettuale gli aveva fatto commettere.
I messaggi ovviamente sono arrivati anche dal comune di San Leo. Nel giugno del 2011 a San Leo Borgo Arroccato, su un sperone di roccia dell'Alta Valmarecchia, gli conferì la cittadinanza onoraria. Oggi, con la scomparsa di Umberto Eco, piange l'amico, l'uomo di spiccata intelligenza e cultura che ha indissolubilmente legato il suo amore per la cittadina romagnola a opere letterarie come Il nome della rosa, Il cimitero di Praga e quanto si legge in una nota del comune leontino. Una delle prime ambizioni che ci eravamo posti come amministrazione, osserva il sindaco Mauro Guerra, era quella di creare un collegamento forte con l'illustre semiologo, conoscendo il suo interesse per la città e per il Montefeltro. Obiettivo raggiunto con la cerimonia dell'11 giugno 2011, che ci ha annoverato fra i pochi comuni ad averlo quale cittadino onorario. In quell'occasione il fraterno amico Roberto Benigni declamò le varie citazioni dell'autore correlate a San Leo, impreziosendo una giornata storica, ha detto il sindaco, per la nostra comunità. E continua di Eco: l'aspetto che più mi ha colpito è stata la sua umanità, cordialità e amore per San Leo. Non ha mai mancato di essere di sprono, di ausilio e significativa presenza in merito ad iniziative culturali. E un messaggio arriva anche dall'Università di Urbino. Umberto Eco ha segnato la storia della cultura italiana e ha accompagnato in parallelo anche quella dell'Università di Urbino. Con Carlo Boi in particolare, Eco condivise le attività e le pubblicazioni del Centro Internazionale di Semiotica, fondato dal rettore insieme a Paolo Fabbri e Pino Paioni, fin dal primo convegno dedicato ai metodi di analisi della narrazione, tenutosi dal 20 al 26 luglio 1967. Il coronamento di questo rapporto fu la Lectio Magistralis, l'università nell'universo massmediatico, tenuta da Eco il 28 gennaio del 2006, in occasione del 500° anno di vita dell'Ateneo. Lo scrittore e semiologo prefigurò il crescente e ineludibile ruolo dello studio nello sviluppo di una coscienza critica collettiva di fronte alle sfide della comunicazione globale. Ed ora torniamo a Rimini, perché torniamo ad occuparci degli scontri avvenuti prima dell'incontro del campionato di Lega Pro Rimini-Teramo, incontro che si è disputato l'anno scorso. Sono arrivati ora 17 DASPO, in particolare in questo servizio. Sono 17 i DASPO per gli scontri avvenuti prima della partita di campionato di Lega Pro Rimini-Teramo. Era metà novembre dell'anno scorso quando, poco prima dell'inizio dell'incontro, si erano verificate all'esterno dello stadio Romeo Neri scontri tra le opposte tifoserie. Vennero danneggiate due auto e l'arredamento esterno di un bar in via Pascoli. In quell'occasione la Polizia di Stato aveva fermato una quindicina di tifosi di entrambe le tifoserie. Gli agenti della Digos avevano arrestato tre persone e denunciato un minorenne per possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. Tutti i 19 tifosi, inoltre, erano stati denunciati per risse e per danneggiamento. I poliziotti avevano provveduto a denunciare un tifoso per resistenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di dichiarare le proprie generalità. Erano inoltre partite alcune segnalazioni per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Gli approfondimenti avevano poi permesso di accertare che 19 tifosi teramani, arrivati a Rimini con il preciso intento di non entrare allo stadio, non avendo né biglietto né tessera del tifoso, erano stati già destinatari di precedenti DASPO già scaduti e comunque già noti le forze di polizia per pregiudizi e precedenti penali specifici. Le indagini e gli accertamenti sono proseguiti sino ad oggi, quando, dopo aver raccolto informazioni e ulteriori elementi utili, il personale della divisione anticrimine della Polizia di Stato ha predisposto e poi notificato 17 DASPO nei confronti di altrettanti tifosi teramani che, per un periodo compreso tra i 3 e i 5 anni, non potranno più accedere a impianti sportivi. Durante la notte, mentre passava sul lungomare, una pattuglia delle volanti della questura di Rimini è stata attirata da alcuni rumori e movimenti sospetti vicino ad uno stabilimento balneare. A quel punto gli operatori hanno deciso di intervenire effettuando un sopralluogo nei pressi delle strutture dello stabilimento al fine di verificare che fosse tutto a posto. Vicino alla struttura i poliziotti hanno però notato terra un cacciavite e un coltello da cucina conficcato nella sabbia di fronte ad una porta di ferro che risultava forzata e socchiusa. All'interno si sentivano provenire dei rumori e gli operatori si sono introdotti all'interno della struttura ed hanno individuato tre individui con delle torce, con volti parzialmente coperti da sciarpe e cappelli. Sorpresi, i tre malviventi hanno cercato di fuggire, ma invano. I tre uomini sono stati
bloccati dagli agenti della polizia. Da un primo sommario accertamento è emerso che i tre stavano rovistando all'interno dello stabilimento al fine di recuperare materiale da rubare. Infatti per terra è stato rinvenuto uno zaino e alcuni interni i malviventi avevano nascosto un paio di moche da caffè e delle scatolette di tonno, materiale che il titolare della struttura custodiva dentro un deposito. Ed ora invece parliamo dei 4,5 milioni di euro, l'avete visto anche nei titoli della nostra prima pagina, dei 4,5 milioni di euro dal governo per finanziare la realizzazione di un museo sul fascismo a Predappio, e si accende il dibattito. Allora cerchiamo di capire meglio sentendo uno stralcio dall'intervista fatta da Alberto Maio nella trasmissione da lui condotta Aria Pulita. Sentiamo. 2 milioni dal governo per il Museo del Fascismo, il progetto di Predappio a pochi metri dalla Casa del Duce. Le critiche le avete ricevute perché si dice Predappio è meta di nostalgici. Lei teme che questa iniziativa ne attirerà di più, oppure sarà un modo per distinguere Predappio in maniera diversa nella geografia politica europea? Ah, innanzitutto grazie per avermi invitato, ci vuole alcune precisazioni. A me servono 2 milioni, non è che me li ha già dati il governo. Io ho incontrato Lotti, è rimasto interessato, insomma si è dichiarato interessato a questo progetto. A me servono 5 milioni complessivi e mi auguro, insomma, che questi 2 milioni che mi mancano, perché gli altri più o meno li ho trovati, possono venire da un interesse governativo, quindi io non li ho. Poi non si chiamerà museo, cioè, perché la parola museo spaventa qui in Italia, perché porta sempre con sé una connotazione di celebrazione. E quindi è evidente che noi non vogliamo celebrare alcunché, cioè noi vogliamo creare un luogo dove le persone possano trovarsi e riflettere sulla nostra storia. Se noi vogliamo che non esistano, o comunque vogliamo dare un contributo a quello che si vede ogni anno sulle manifestazioni legate al fascismo, che sono figlie della imponente rimozione storica che è stata fatta sul fascismo, l'unica arma che abbiamo è la cultura. Torniamo a Rimini. Entra in funzione mercoledì la nuova rotatoria realizzata davanti alla chiesa di San Nicolò, tra piazzale Cesare Battisti, via Graziani, via Ravegnani e corso Giovanni XXIII. Nella mattina, con il contestuale spegnimento dell'impianto semaforico esistente, sarà avviata la circolazione a rotatoria nell'incrocio. Rispetto agli altri interventi, si legge nella nota di fluidificazione dell'asse mediano realizzato, l'ampiezza dell'incrocio permette un'organizzazione del cantiere più agevole e non richiede quindi l'esecuzione dei lavori in orario notturno. E l'intervento denominato 7.1 di fila dritto, il progetto integrato per fluidificare la circolazione sull'asse mediano della città che congiunge il nord e il sud di Rimini dalla zona fiera a Miramare, che si arricchisce così di un nuovo importante tassello, lo snodo viario che si andrà a regolamentare con la nuova rotatoria in sostituzione dell'impianto semaforico, ha un'importanza strategica nella viabilità cittadina per trovarsi su una direttrice parallela all'asse meridiano lungo la strada principale di penetrazione del centro città verso mare, la cui importanza è cresciuta dalla vicinanza alla stazione ferroviaria. Adesso per gli altri aggiornamenti passo la linea a Marcello Bartolini, a te. Sì, grazie Gianluigi, buonasera. Agli aggiornamenti dalla redazione, intervento alle prime luci dell'alba in via Colombo a Rimini di un equipaggio delle Volanti, dove era stato segnalato un furto. Sul posto i poliziotti sono stati contattati subito dal custode di una vicina struttura ricettiva che riferiva di aver udito forti rumori provenienti dal quinto e dal quarto piano e di aver notato delle persone che si aggiravano ai piani alti. Inoltre lo stesso aveva riferito agli operatori di aver notato successivamente un'autovettura che si allontanava con delle persone forse spaventate da qualcosa. Passato il pericolo di essere scoperti, i malviventi sono però tornati sui loro passi per mettere a segno qualche colpo, arrampicandosi evidentemente sul terrazzo del primo piano. I poliziotti hanno notato la sagoma di una persona che tentava di nascondersi alla loro vista con l'ausilio di una scala fornita dal custode. Gli uomini in divisa si sono portati sul terrazzo, dove hanno individuato un giovane italiano, un ventenne, con accanto un accessorio per
potare con la punta spezzata. Inoltre la finestra dell'appartamento su cui si affaccia il balcone presentava l'infisso forzato e parzialmente aperto. Dopo aver escluso la presenza di altri complici, gli operatori hanno accertato la forzatura e il danneggiamento di alcuni appartamenti che si trovano al quarto e al quinto piano. Il giovane è stato condotto negli uffici della questura, dove è stato arrestato per tentato furto aggravato, reato per il quale è stato condannato con rito direttissimo alla pena di 10 mesi di reclusione. Erano da poco passate le 17 di ieri quando l'autostrada 14 nei pressi del Casello di Cesena Nord in direzione Bologna è stato teatro di un incidente stradale che ha visto coinvolto un camion di una ditta di Piacenza condotto da un indiano di 37 anni e una Citroën Xara condotta invece da una signora forlivese di 43 anni. Non sono ancora chiare le esatte dinamiche dell'incidente, ma quel che è certo è che i veicoli sono rimasti bloccati sulla parte destra della carreggiata, causando circa 2 chilometri di coda per un'ora fino alla rimozione dei mezzi stessi. La donna è rimasta ferita in maniera non grave, illeso il conducente del mezzo pesante. Io mi fermo qua con gli aggiornamenti dalla redazione. Gianluigi, ti restituisco la linea. Si è aperta la fiera di Rimini Beer Attraction, appuntamento dedicato a specialità birre artigianali, tecnologie, attrezzature e materiale e materie prime, organizzato dal Salone Romagnoli in collaborazione con Union Birrai, con il patrocinio di Ital Grob, il taglio del nastro della seconda edizione in programma sino al 23 febbraio, è stato fatto dall'assessore alle attività produttive dell'Emilia Romagna Palma Costi, dall'assessore alle attività economiche del Comune di Rimini Jamil Sadegolvade, dal presidente Rimini Fiera Cagnoni. Tra gli ospiti il presidente dell'European Beer Consumer Union, Henry Röchlin. E proprio su questo, dopo il telegiornale, un focus dedicato, un approfondimento dedicato proprio all'inaugurazione della seconda edizione di Beer Attraction curato da Marcello Bartolini. E adesso invece andiamo a vedere che cosa ci riserva l'agenda del weekend. Vediamo. Il giornale termina qui, grazie come sempre per la cortese attenzione. Vi ricordo che l'informazione quotidiana torna a partire da lunedì e intanto a tutti voi una buona domenica. Birra protagonista qua a Rimini per 4 giorni fino a martedì con Beer Attraction, la seconda edizione di quella che ormai è una fiera che sta lentamente prendendo piede a livello internazionale. Alla Taglio del Nastro stamane qua in fiera c'era, oltre al presidente Lorenzo Cagnoni, anche l'assessore regionale Palma Costi.
Fiera Rimini è una delle nostre grandi fiere. Lo ha dimostrato e lo sta dimostrando, lo ha dimostrato l'anno scorso con l'attività fieristica che ha fatto e lo sta dimostrando quest'anno, iniziando proprio con una fiera importante che ha molto futuro, perché il tema nostro è quello proprio di riuscire anche ad incidere su quei settori che possono avere nuovi spazi di mercato, nuove opportunità e possibilità di business. Quindi credo davvero che l'opera della Regione non è un'opera di sostegno teorico, è proprio un sostegno concreto e la mia presenza qua oggi è proprio qui per testimoniarlo. Su questa fiera voi che tipo di percezione avete e soprattutto qual è l'obiettivo naturalmente? Questo delle birre artigianali e delle birre speciali è un mercato particolare che è in forte crescita, perché passa da un anno all'altro dall'1% di prima al 3% di oggi sul consumo totale, e riteniamo che questa manifestazione, avendo la caratteristica di riunire tutti gli attori della filiera, dalle materie prime al prodotto alle tecnologie, se riusciamo con intelligenza a curare questo aspetto, pensiamo che questa manifestazione dedicata in parte ai consumatori, al largo pubblico, in parte agli operatori, possa avere le caratteristiche in sé per diventare una delle più belle manifestazioni del portafoglio di Rimini Fiera. In molti ricordano gli antichi splendori della manifestazione dedicata alla birra che Rimini Fiera ospitava e si chiamava, se ricordiamo bene, e ricordiamo bene, Pianeta Birra. È ovvio che questa manifestazione cambia radicalmente nei contenuti e nelle caratteristiche, però il filone fondamentale rimane quello. Noi pensiamo che questa abbia in sé le caratteristiche per una forte esplosione di successo.